Cosa dobbiamo dire? Dire quello che vuoi! Va bene. Allora. Punto numero uno. Allora, questo video qui è un video risposta che si riferisce all'ultimo video, quello che ho pubblicato. Cioè, no, quello che Paul ha rubato dal telefono di Mesco. E ha messo che io offendo i gay, eccetera, eccetera. Allora, punto uno. Anche voi offendete i gay e tutte quelle altre razze, quindi... Perché ve la dovete prendere con me? Che io dico solo le cose che state dicendo anche voi tutti i giorni, quotidianamente le dite. Anche peggio alcuni di voi. Le ho sentite io con le mie orecchie. Punto numero due. Riferito al commento della Maria Chiara Mosca Martignano, qualcosa del simile. Io non parlo con superiorità. E non... Come si dice? Non! Mi ho subito con... Quello che vuoi. E non... Non parlo con superiorità perché non mi sento superiore ai gay. Dio dice che siamo tutti uguali. Allah, no Dio! E io credo a quello che dice Dio, quindi io dico che Dio ha ragione, quindi... Allah, Dio! Asfindhennen! Cuscus! Tu sei il mio protettore, devi stare dalla mia parte. Dunque, poi... Punto 3. Ah no, dai, ok, adesso iniziamo a infamare un po'. Allora, il primo commento mi sembra che sia di Ludovico Gardini. Gardini, perché tu mi offendi? Io non ti ho fatto niente a te, che cazzo vuoi dalla mia vita? Vai a fare le cose che sai fare. Non so cosa sai fare, però valle a fare le cose che riesci a fare, tranquillamente. Ah, mio macete è piccolo. Falle senza talebani. Sono una cattiva compagnia. Te lo giuro, non so cosa dire. Dopo ne facciamo un altro. Io. Quindi te che cazzo vuoi da me? Che non c'entri un cazzo con me? Non ti ho mai detto niente contro e... Eccetera, te adesso mi viene a offendere dal nulla così? Poi più recente una testa di cazzo. Che cazzo vuoi? Deficiente. Poi. Michel ci sta che mi offenda perché gli ho fatto alcuni torti, quindi non me la prendo. Severi, perché... Cioè, va bene, ok, abbiamo avuto degli inceppi nella nostra vita. Però io te l'ho spiegato come stavano le cose, non era vero, tu ce l'hai ancora con me da quanto? 3-4 mesi, no, di più, 5-6, io le mie motivazioni te le ho date, tu non mi credi, quindi adesso il mio amico talebano avrà caduto tutti i paroli. Dunque, siete solo degli ipocriti, dei pezzi di merda, dei deficienti, degli idrocefali, non capite un cazzo? Perché voi offendete me che io ce l'avevo solo con me, anzi no, Michel ce l'aveva con me, poi... Adesso tutto sto gran casino, tutti offendere me, di dirmi dietro, eccetera, eccetera. Voi che cazzo volete da me? Brutte teste di cazzo. Allora, abbiamo già offeso 2-3 persone, poi chi c'è da offendere? Vabbè, poliziani, sappiamo tutti come è fatto, quindi non mi stupisco delle sue strippate mentali. Poi, allora, visto che voi, no, siete la compagnia tanto unita, che siete tutti... Suggerisci la parola. Allah! Bene. Che siete tutti così uniti tra di voi. Bene, adesso, visto che ce l'avete tutti con me, io ce l'ho chiaramente tutta con voi. Che adesso sputtanerò un po' di gente. Allora, poliziani, tu pensi di essere tanto amato tra il tuo gruppo di persone? Bene, sappi che dentro al tuo gruppo, a parte una persona, non faccio nomi, ti sfottono tutti perché dicono che sei un rimasto. E lo dicono tutti, eh. Dai, fagli il numero con le dita. Oh, falli, tutti. Falli. Infinito, vai. Come si fa? Non lo so. Il mio paese infinito si dice... Veloce, dai. Poi, quando te tipo poliziano dici... Ah, oh, ma io non sono rimasto. Rimasto è un perugino, eccetera, eccetera. Ma cosa dici? Tutti si girano a fissarti te e a ridere. Chissà perché. Perché tutti pensano che tu sei un rimasto. Poi, Severi, tu ritieni Presta tanto tuo amico, no? Bene, Presta, sappi che ti dice sempre dietro, fai il tuo finto amico, tanto perché dice, oh, io ho la protezione di Severi, che chiama Viroli, così sono protetto. E, che dire, ti sfotte sempre perché te dice che gli unici due argomenti di cui sai parlare sono i motori e i trattori, perciò ti sfotte sempre dicendoti, oh, ma chiamo Bicio, che mi fa dei traversi col trattore nel campo... E puttanate varie, quindi dai, ti sfotti abbastanza, te lo posso assicurare io. Poi chi c'è da sfottere?
Il mio amico Al-Kahin ora non è qua, è lassù. L'ho ucciso io con coltello. Parliamo di altre cose adesso, dai. Veloce. Veloce? Veloce. Quindi io direi che... niente, il video di risposta che pubblicherò sul mio canale YouTube, eccetera, eccetera. Vi faremo sapere poi, tanto lasceranno altri nuovi commenti su questi. Io vi manderò altri video di risposta. Inizierà una lunga battaglia sul web. E niente, a sto punto ci vediamo tutti il 28 all'Empire per discussioni che cambieranno il destino dell'umanità. No, io non discuto. Io taglio gola, non discuto io. Continua. Quindi ci vediamo tutti il 28 sabato sera all'Empire davanti al bar Amadori, alle, sparmi un orario. Orario, noi in Afghanistan 3 ore dietro. Facciamo 10:05 più o meno. Ma in Afghanistan alle 7 di pomeriggio. Pomeriggio sera uguale là perché le bombe illuminano sempre il paese. Quindi non so di... non so io. È uguale, fate voi. Bene, facciamo... al camp. 9:30. 9:30. Tutti al bar Amadore, incontrarci, sparlare, fare a botte e tutto quello che si potrebbe mai immaginare. Bene. Ciao a tutti. Aspettiamo commenti.